Codice rosa e pronto soccorso pediatrico, banchero, i dati alla Spezia fanno riflettere. Stop alle assunzioni in arsenale, CGIL chiede il rispetto degli impegni presi, altrimenti sarà mobilitazione. Grande raccoglimento per l'arma che oggi celebra la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri. Domani giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, donna architetto e ingegneri in aula per parlare di autoprotezione. Al via questa mattina con il coro Ragazzi Fabrizio De André, la stagione teatrale Ragazzi del Civico. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca. Questa notte, poco dopo superata la mezzanotte, un uomo di 46 anni ha perso il controllo della moto su cui viaggiava andando a finire contro un guardrail. L'uomo, a causa dell'urto, ha riportato diversi traumi cranico, toracico, al bacino e agli arti inferiori. È stato stabilizzato dal personale medico ed infermieristico del 118 per poi essere trasportato in codice rosso in shock room. Presenti sul posto anche la pubblica assistenza di Romito e le forze dell'ordine. Codice rosa e pronto soccorso pediatrico. Sono 13 gli accessi registrati per situazione di abuso su minore nei primi 10 mesi del 2018 nel nostro territorio. Questo quanto emerso in occasione del convegno La violenza contro le donne, una priorità sanitaria e sociale, organizzata dall'ASL 5 Spezzino nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Chiara Alfonsetti e Davide Morina. Nei primi 10 mesi del 2018 gli accessi di soggetti in età evolutiva al pronto soccorso pediatrico con codice rosa sono stati 51. In particolare sono stati 13 i casi con diagnosi di abuso, ma il trattamento è stato ansioso. Sono i dati illustrati oggi nel corso del convegno organizzato da ASL 5, La violenza contro le donne, una priorità sanitaria e sociale. Noi aderiamo alla campagna delle Nazioni Unite dei 15 giorni contro la violenza delle donne. Il dato importante che abbiamo rilevato in questi giorni, studiando gli accessi degli ultimi 10 mesi nei pronti soccorsi della nostra azienda, è quello che riguarda i minori. Ed è un dato significativo, significativo secondo me anche di una questione importante, che i nostri operatori hanno acquisito una maggiore sensibilità, perché non sono aumentati i numeri assoluti di segnalazioni, ma è aumentata la loro capacità di individuare e di far emergere questo problema. E questo trovo che sia una cosa molto importante sulla quale dobbiamo ancora lavorare e fare formazione per il nostro personale. Fare uscire le donne da una situazione di violenza è molto complicato, perché in molte ancora non fanno denuncia. Beh, è ancora molto complicato, perché sono donne che mediamente tengono nascosta la loro situazione, quindi il passaggio di consapevolezza delle donne è un passaggio difficile, è un passaggio doloroso, è un passaggio che ha bisogno di tutta la rete che lavori in modo consensuale per supportare queste donne che chiedono di uscire dalla relazione violenta. Anche dai dati forniti sull'Europa emerge un quadro preoccupante. Sono sempre le donne a fare un passo indietro per la cura della famiglia. Sì, è vero, io credo che sia una caratteristica del genere femminile più che una caratteristica delle donne italiane. Questo da un certo punto di vista ci aiuta a comprendere come la diffusione del fenomeno della violenza nel mondo è più o meno analoga in tutti i paesi. Può essere un pochino di meno in alcuni paesi molto sviluppati in termini di eguaglianza uomo-donna, ma sostanzialmente non scende mai al di sotto del 25% e non supera mai il 37%. La giornata di oggi è servita per lanciare un appello a tutte le donne vittime di violenza, anche perché si parla a volte ancora di un mondo sommerso. Quali iniziative sono in campo da parte della Polizia di Stato, anche qua alla Spezia, e per i prossimi giorni per sensibilizzare le donne a questo problema?
Anche quest'anno la campagna Questo non è amore si realizzerà anche alla Spezia, a Piazza Mentana, sabato, nella mattinata e nel pomeriggio. Realizzeremo appunto un gazebo con la presenza non solo di personale della divisione anticrimine, poliziotto di quartiere, squadra mobile, ma anche con la collaborazione delle associazioni femminili sul territorio. E domani sera, dopo il TG, andrà in onda un approfondimento sul tema del convegno. Ma parliamo sempre della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domani, in occasione delle celebrazioni di questa importante giornata, a partire dalle 18, l'edificio del Palazzo Civico sarà illuminato di arancione per sensibilizzare tutti i cittadini al contrasto sulla violenza di genere. E cambiamo argomento, l'Arma dei Carabinieri oggi rende omaggio in tutta Italia alla sua patrona Virgo Fidelis. Questa mattina alla Spezia il Vescovo Monsignor Ernesto Palletti ha presieduto alla celebrazione della Santa Messa nella parrocchia di San Giovanni Battista a Migliarina alla presenza dell'Arma. Italo Lunghi. Questa mattina la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Migliarina ha ospitato la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti in onore della Virgo Fidelis, patrono dell'Arma dei Carabinieri. La scelta della Virgo Fidelis quale patrona dell'arma è indubbiamente ispirata alla fedeltà che propria di ogni soldato che serve la patria è caratteristica dell'Arma dei Carabinieri che ha per motto nei secoli fedele. L'8 dicembre del 1949 fu sua santità Pio XII, accogliendo l'istanza dell'ordinario militare, a proclamare ufficialmente la Virgo Fidelis patrona dell'arma, fissandone la celebrazione al 21 novembre in concomitanza con la presentazione di Maria Vergine al Tempio e nell'anniversario della battaglia di Culco Albert. È stato il colonnello Antonio Bruno, comandante provinciale dei Carabinieri, a ricordare quegli eventi alla presenza dei militari in servizio attivo e quelli in congedo, rappresentanti della loro associazione, i familiari e tutte le maggiori autorità cittadine. Nell'omelia il Vescovo ha ricordato la figura della Virgo Fidelis, così come il Vangelo la propone, offrendo la chiave di lettura che lega la Vergine Maria allo spirito fatto fondamento dall'Arma dei Carabinieri. Abbiamo in Maria l'immagine più bella, perché è un'immagine silenziosa ma estremamente operativa. Non è il silenzio di chi è assente, ma è il silenzio di chi sta operando e non ha bisogno di parlare per manifestare ciò che sta facendo. È un silenzio fedele, anzi coraggioso, addirittura eroico, perché troviamo Maria al momento dell'Annunciazione, troviamo Maria al momento della nascita, troviamo Maria all'interno della vita del Signore Gesù, ma la troviamo in modo particolare sotto la croce. I suoi, quelli che lui aveva chiamato ad essere apostoli, erano fuggiti. Uomini coraggiosi che avrebbero detto di dare la loro vita per il Signore, non ce n'era uno. Maria no. Maria è la Vergine fedele, che non viene meno alla propria maternità e non viene meno alla propria responsabilità. Ecco, allora insieme accogliamola come segno bello, ma soprattutto che ci interpella profondamente. Congiuntamente alla Virgo Fidelis, l'Arma celebra anche la giornata dell'orfano, che rappresenta per i carabinieri l'occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti, anche con gesti simbolici ma significativi. E legati a questo gesto, nell'occasione l'Arma ha consegnato alla neodottoressa Veronica Viaggi una targa d'argento per gli ottimi risultati ottenuti nel corso di laurea. Non sono mancati i ringraziamenti del comandante Bruno all'intera ed articolata famiglia dei carabinieri, soprattutto ai militari in servizio e alle loro famiglie. Rivolgo infine un ringraziamento a tutti i carabinieri della provincia della Spezia per la loro quotidiana e silenziosa opera a favore dei cittadini. Grazie per quanto fate ogni giorno, grazie per la vostra tenuta etica e morale e soprattutto grazie per i sacrifici che sostenete con le vostre splendide famiglie.
CGIL Funzione Pubblica con una nota interviene sulla notizia secondo la quale il ministro della Difesa Elisabetta Trenta non avrebbe intenzione di dare seguito alla promessa fatta di assunzioni di personale tecnico nei settori civili del ministero. Davanti alle commissioni difesa di Camera e Senato, il ministro ha assunto impegni precisi, fra i quali quello di dare seguito ad assunzioni che diano una prima risposta ai grandi fabbisogni di personale che esistono nella realtà come la nostra, sottolineano Daniele Lombardo, segretario provinciale Funzione Pubblica CGIL, ed Emanuele Bernardini, responsabile difesa Funzione Pubblica CGIL della Spezia. Il piano straordinario di assunzione di personale, che si è andato ad aggiungere a quello ordinario, prevede l'assunzione di più di 2.000 lavoratori, numeri che sembrano alti, ma che in realtà servono appena a mantenere operativi alcuni siti produttivi come quello della base navale della Spezia e che tanto servirebbero per dare quel segnale di svolta e di rilancio che da molto tempo auspichiamo. Le segreterie sindacali nazionali stanno valutando se dichiarare lo stato di agitazione nazionale del personale civile del Ministero, qualora permanesse tale intenzione, fino ad arrivare anche alla mobilitazione dei lavoratori. Nella giornata di venerdì, a partire dalle 21, il gruppo consigliare di minoranza Primavera Borghettiana darà vita a un incontro pubblico nel comune di Borghetto Vara, inerente l'autovelox recentemente installato lungo la strada SP566. Un'occasione, sottolinea il capogruppo Andrea Licari, per sensibilizzare la popolazione della Val di Vara e della provincia della Spezia sulle svariate anomalie di questo impianto. E si celebra domani la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. In tale occasione le volontarie della sezione della Spezia dell'Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti incontreranno gli allievi delle classi terze medie e inferiori di 3 istituti della provincia per parlare di sicurezza ed autoprotezione. Vediamo il servizio. Domani, in occasione della giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole, la delegazione della Spezia dell'associazione AIDIA organizza un evento. Chi è questa associazione e perché nasce questa giornata? L'associazione è l'Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetto, che nasce 62 anni fa. Il nostro scopo è mettere in evidenza quelle che sono le attività delle donne ingegneri e architetto, che molto spesso vengono trascurate o comunque si vedono, diciamo, con minore rilevanza rispetto a quella fatta dagli uomini. Noi in questa occasione, che è l'occasione domani del 22 di novembre, abbiamo intenzione di fare lezione nelle scuole, in alcune scuole, in alcuni plessi scolastici, per dare ai ragazzi un'idea di quali sono i comportamenti di autoprotezione che si devono adottare in caso di terremoto o in caso di alluvione. Quale sarà l'evento realizzato dalla vostra delegazione nella giornata di domani? La giornata del 22 novembre è stata istituita a livello nazionale dal MIUR per ricordare un tragico evento che è accaduto in una scuola. Lo scopo di questa giornata però è non di commemorare il passato, ma di lavorare seriamente per il futuro, per diffondere nei ragazzi, soprattutto nei più giovani, a partire dai più giovani, la consapevolezza del rischio, la conoscenza dell'ambiente e anche dei meccanismi essenziali dei comportamenti essenziali di autoprotezione che possono essere preziosi nei momenti di calamità. E concretamente un gruppo di soci di AIDIA della Spezia incontrerà dei ragazzi delle scuole medie e sotto forma di dialogo con materiale grafico, fotografie, anche racconti, scambieremo quelli che sono gli elementi fondamentali della materia, della sicurezza, che deve essere un patrimonio di tutti per tutti i giorni.
La salute consapevole, un programma di educazione sanitaria del Comune della Spezia, iniziativa che ha il patrocinio della ASL 5 della Spezia e della Regione Liguria. Il terzo degli incontri è previsto per venerdì prossimo 23 novembre alle 18 alla Mediateca regionale di Via di Firenze e avrà come tema la prevenzione nella terza età, una questione di stili di vita. Selene Ricco e Sergio Diofili. Terzo e ultimo incontro dedicato alla salute consapevole avrà luogo nella giornata, nel pomeriggio di venerdì 23 novembre alla Mediateca di Via Firenze a partire dalle ore 18. Un incontro che questa volta sarà in modo particolare rivolto proprio ai più anziani, la prevenzione nella terza età. Questo il titolo, quale sarà un po' il programma e soprattutto i relatori. I relatori saremo io, che sono il dottor Campigli, e il dottor Massimo Della Bona, che siamo due dirigenti medici di Sarzana della geriatria. Introdurrò io l'argomento sull'invecchiamento, visto che la Liguria è considerata, cioè è a tutti gli effetti, la prima regione in Italia per numero di anziani. Arriviamo a avere una percentuale molto elevata, circa il 28%, di ultra 65 anni, e dove ci vede come Spezia, direi, la seconda città in Liguria. Una questione di stili di vita, la prevenzione è importante, fondamentale e in modo particolare negli anziani. Quanto infatti può incidere proprio uno stile di vita sano in un individuo? Lo stile di vita deve cominciare sicuramente già in età adulta, chiaramente un'alimentazione corretta, un controllo del peso. Parliamo anche di vaccinazioni, perché chiaramente la vaccinazione è molto importante, quella insieme alla scoperta degli antibiotici e le condizioni igieniche ambientali migliorate sono quelle che hanno fatto sì che l'aspettativa di vita dalla metà del XX secolo è diventata esplosiva. Alimentazione corretta, un'attività fisica per i nostri anziani moderata ma continuativa, e soprattutto uno stimolo importante ai nostri pazienti, che la maggior parte dei nostri pazienti hanno anche un deterioramento cognitivo, e direi che l'aspetto più importante è quello di una stimolazione sensoriale continua, insomma. Questa sera, dopo il telegiornale, andrà in onda Tamburo Battente, la trasmissione condotta da Riccardo Sottanis e Renzo Raffelli. Argomento della serata: i diritti degli animali. Pensate che sono ben 12.500 i cani registrati nella nostra provincia. Ospite della serata Antonietta Zarrelli, responsabile ufficio tutela animali del Comune della Spezia. Vediamo un estratto. Zarrelli, tra le tante battaglie degli animalisti c'è anche quella contro i circhi. Ci sono gli animali tenuti in cattività e ogni volta che arriva un circo c'è subito la sollevazione, quindi indice puntato contro queste strutture e il tentativo di non far vivere gli animali in cattività. Lei è d'accordo su questa linea? Io sono d'accordo con quella che è la battaglia animalista nel senso più classico del termine. Il senso della vita degli animali, il loro senso profondo deve essere rispettato. Il miglior proprietario di un circo non potrà ridare l'habitat e la possibilità all'animale che ospita di vivere come dovrebbe vivere. Quindi sono animali tristi, animali frustrati, animali alienati. I nostri bambini, se cresceranno con questa cultura, e siamo noi genitori in primis che gliela dobbiamo trasmettere, sapranno che quando vorranno vedere gli animali andranno a vederle nelle zone dove gli animali vivono, e poi ci sono i media, e poi ci sono la rete, ci sono tante cose per insegnare la presenza di un animale, ma non sacrificare il bene di un animale per poter far conoscere ai nostri bambini, io sono anche una nonna oltre che una mamma, tutti gli animali che sono nel mondo. I cani, Zarrelli, sono una ricchezza indubbiamente, sono anche un problema e sono un business soprattutto. Ecco, ogni tanto si scoprono traffici illegittimi di cuccioli che arrivano dall'estero con microchip, con documenti falsificati che attestano che sono nati in Italia, invece non è vero. Ecco, anche voi vi imbattete qualche volta in situazioni di questo tipo? Sì, le dirò di più, che spesso ci arrivano segnalazioni proprio dall'est di persone che
ci segnalano la partenza di mezzi che trasportano questi poveri esseri, che poi vengono trasportati in condizioni terribili, arrivano per la metà morti. Adesso, per esempio, sotto Natale, i negozi per animali si riempiono di animali, tanti animali vengono dall'est. È un business enorme. Dietro ai cani, dietro agli animali d'affezione, ci sono dei guadagni schifosi che noi dobbiamo bloccare. Lo dobbiamo fare per amore degli animali, ma anche per amore di cultura. Bene, l'intervista completa ad Antonietta Zarelli questa sera alle 21.30. È tutto pronto per Arti e Mestieri stile artigiano, la rassegna dedicata al cioccolato che partirà venerdì alle 18.30 e si concluderà domenica. La presentazione si è tenuta questa mattina nella sede di Confartigianato La Spezia. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Daniele Rabuazzo. Visite guidate e tanta cioccolata dai migliori artigiani liguri suddivisi in 31 stand. Poi artisti che usano come base dei colori per i dipinti, il cibo degli dèi e ancora presentazioni di libri, laboratori per i più piccoli. Tutto questo è stile artigiano, sapori e mestieri, presentato questa mattina nella sede di Confartigianato La Spezia. Ci sarà anche un momento particolare dove si parlerà di un fenomeno tristissimo, che è quello della violenza contro le donne. Come Confartigiana Donne Imprese ci sentiamo veramente il dovere di ricordare questa giornata e nel nostro stand, nell'area media Confartigianato, avremo, oltre le donne di Confartigianato, anche le consigliere di pari opportunità della provincia, del comune, della regione, con la fondazione della Costa Crociere. Si parlerà e si ricorderà questa giornata e le vittime che purtroppo ancora ogni giorno subiscono queste violenze. La rassegna, per la quale si attendono fino a 30.000 visitatori, si tiene dal 23 al 25 novembre in centro storico, che vivrà un fine settimana particolare. La cioccolata, in primis detta volgarmente, che poi è sapore mestieri, riporterà appunto l'eccellenza della lavorazione del cioccolato e non solo nella nostra via centrale. Poi ci sarà l'accensione delle luminarie e la domenica, però, questo non va dimenticato, ci sarà anche la fattoria in città con animali, giochi per i bambini, congiuntamente con la fattoria andrà a animare, a completare il weekend di divertimento in città. Anche quest'anno un sostegno concreto è arrivato anche dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Noi crediamo molto in questa manifestazione perché è una tradizione ormai della città e perché rientra in quelli che riteniamo siano criteri fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, cioè mettere insieme la cultura anche dell'enogastronomia con la tipicità che deve avere ogni territorio. Noi oggi non possiamo più pensare che bastino le Cinque Terre o Golfo, il mare, ci vuole anche il cosiddetto esperienziale che va offerto alle persone che vengono nel nostro territorio. Sabato alle 15.30, nell'ambito di un giorno da artigiano, sarà possibile partecipare ad una visita guidata alle botteghe storiche della città. La prenotazione è obbligatoria. E parte oggi anche il fotocontest Nuovi Sguardi. La città, le culture e le generazioni si incontrano e si raccontano. Promosso dall'associazione Mondo Nuovo Caritas. Un concorso fotografico gratuito e aperto ai professionisti e anche agli appassionati che attraverso i loro scatti racconteranno la nostra provincia e per promuovere l'integrazione tra le culture e le generazioni. Italo Lunghi. Il 24 novembre prossimo il Museo Diocesano ospiterà una bella iniziativa organizzata dall'associazione Mondo Nuovo Caritas, Assieme a Vivere Insieme. Di che cosa si tratta? Allora, alle 17 verrà inaugurata una mostra fotografica che rappresenta la conclusione di un percorso iniziato 6 mesi fa all'interno di un progetto formativo finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato Vivere Insieme, che ha coinvolto numerosi volontari in un percorso di conoscenza rispetto alle politiche di integrazione non solo culturali ma anche intergenerazionali. Alla fine del percorso abbiamo deciso di promuovere una raccolta di foto, di scatti fotografici a cui potevano partecipare
partecipare tutti i cittadini della provincia della Spezia, ai quali è stato chiesto di immortalare con uno scatto appunto un esempio di queste possibili percorsi di integrazione. Quindi abbiamo foto che rappresentano le generazioni, che rappresentano le culture diverse, che rappresentano luoghi significativi della nostra città. Una raccolta interessante, c'è stata una risposta positiva. Quante sono le fotografie che sono arrivate e quante quelle che saranno esposte? Allora, le fotografie che sono arrivate sono diverse decine, sono state numerose. In questo momento è attiva la giuria che è composta da fotografi della nostra città, deciderà quali fotografie stampare, quindi quelle che saranno esposte saranno le più significative scelte. Comunque su la pagina Facebook e il contatto Instagram della Carsi Diocesana sono state pubblicate già tutte le foto, che possono essere anche votate online da chiunque trovi in questi scatti qualcosa di significativo rispetto al tema dell'integrazione fra culture e fra generazioni. 24 novembre ore 17, l'inaugurazione di questo momento, chi ci sarà presente? Abbiamo invitato naturalmente tutte le autorità, ci sarà il presidente del centro di servizio Vivere Insieme, Don Luca Palei, e il direttore del Museo Diocesano, che descriveranno un po' qual è stato il significato di questo percorso fatto insieme. Ci sarà anche un'altra data importante, quella del premio. Quella del premio, che è il 1° dicembre, ci sarà la premiazione da parte della giuria, saranno premiate le foto giudicate migliori dalla giuria, ma anche il pubblico avrà la possibilità sia online che in presenza di votare la foto preferita. I premi saranno un corso fotografico o un buon acquisto per del materiale fotografico. E la fotografia sarà protagonista anche domani a Sarzana con il secondo appuntamento di Contrasti Fotografici, la rassegna dedicata alla fotografia di spazi fotografici. Ospite dell'incontro il fotografo Daniele Testa, affermato fotografo di moda. Appuntamento domani alle 18:30 al Talent Garden di Sarzana. E con la Lunga Notte di Gulliver, interpretata dal coro Ragazzi Fabrizio De André, si è aperta oggi la stagione Teatro Ragazzi del Civico. Sergio Diofili. Sentite questa, quale società perfetta al tempo della globalizzazione. Con il coro Ragazzi Fabrizio De André in La Lunga Notte di Gulliver si è aperta questa mattina al Teatro Civico della Spezia la stagione Teatro Ragazzi 2018-2019 del Teatro Civico. Lo spettacolo che ha visto stamani la partecipazione di tantissimi ragazzi delle scuole va in replica domattina, giovedì 22 novembre, per le scuole e domani sera alle 21 per il pubblico. La Lunga Notte di Gulliver è un omaggio alla capacità di inventare e trasformare la realtà, ispirato all'opera di Jonathan Swift scritta nel 1762. La regia è di Alice Sinigaglia, le musiche di Gloria Clemente con la partecipazione di Andrea Cozzani al basso. Come sempre, frutto di un lavoro di improvvisazione, il coro Ragazzi Fabrizio De André rende omaggio alla grande letteratura europea dei secoli scorsi, ponendosi però un limite temporale, quello appunto di una sola nottata. Gulliver è uno studente come tanti altri, in preda all'ennesima consegna scolastica, che si rivela però più ostica e laboriosa del solito. Insoddisfatto della prima bozza di appunti, stanco e stressato, Gulliver si addormenta senza immaginare che proprio dai sogni arriveranno tentativi di risposte possibili. Ma dopo ogni notte, per quanto lunga possa essere, ad attendere Gulliver c'è il giorno, il ritorno. E come sempre, quando si torna da un lungo viaggio, non si è più gli stessi. L'appuntamento successivo della stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia è per domenica 9 dicembre alle 16:30 con il Teatro del Drago in scena con il cult della famiglia Monticelli Pinocchio. Spettacolo musicale per pupazzi, ombre, attori, ispirato alle immagini di Alain Letor. Replica per le scuole lunedì 10 dicembre alle 10. Informazioni e prenotazioni al botteghino del Teatro Civico. In occasione della terza settimana mondiale del cibo, si è svolto oggi un incontro dal titolo Uomini, cibo, culture, tradizione e globalizzazione a confronto, organizzato dalla delegazione spezzina della società Dante Alighieri. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Su iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri è stata programmata anche alla Spezia la settimana del cibo nel mondo.
a presentare l'iniziativa presso la sala conferenze del CIOFS Pietro Baldi, presidente della Dante Alighieri, che assieme ad altre autorevoli entità culturali hanno dato vita all'incontro moderato da Filippo Paganini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria. Il dialogo proposto nell'incontro è tra il nostro cibo e il cibo sudamericano. Il cibo è cultura, il cibo è stile di vita, il cibo è anche un ponte fra mondi diversi. E oggi credo, in un'epoca di globalizzazione, dobbiamo trovare dei punti di interconnessione con popoli come quelli sudamericani, che hanno dato un grande contributo alla storia, e credo che sia molto interessante qui poter conoscere non solo la loro cucina, ma le loro tradizioni e il loro modo di vivere. Tra gli ospiti Roxana Rondan, chef stellata peruviana, che esprime quanto sia possibile dialogare anche attraverso il cibo. Certamente, è un fattore, diciamo, che non fallisce mai. Attraverso il cibo possiamo esprimere proprio tutti i nostri giudizi, possiamo sederci a tavola, raccogliere un sacco di persone di differenti mondi e poderci raccontare proprio dalle nostre radici, alle nostre culture, alle nostre usanze, alle nostre tradizioni. Il cibo è tutto, è quello che unisce l'uomo. Il cibo è una forma di comunicazione che ha origini lontane nel tempo. Il cibo è sempre stato, da che mondo è mondo, una forma di comunicazione. Si può dire che non ci sia quasi prodotto alimentare che non sia in comune, con delle varianti però, si capisce, fra una popolazione e l'altra, fra una nazione e l'altra, fra una terra e l'altra. Anche la terra spezzina e la lunigiana hanno delle caratteristiche proprie in termini di cibo, ma queste caratteristiche spesso si ritrovano altrove, molto lontano anche, e anche molto lontano nel tempo. Nella Bibbia, ad esempio, nel 18° capitolo del libro della Genesi si parla di panigacci. Naturalmente il termine non è panigacci, ma la sostanza è quella. Ed è evidente che da questo punto di vista nel corso del tempo usanze, tradizioni, abitudini, con le specificità di ogni singolo luogo, sono trasferite, in questo caso dalla terra di Abramo, che era probabilmente il nord della Palestina, fino all'Italia e alla Lunigiana. Ad esprimere il pensiero degli ospiti sudamericani, il console generale della Repubblica Dominicana. Il cibo è molto importante per la vita. È lo che mantiene, tutto quello che mantiene la vita della persona, per fare di tutto. Per parlare del cibo c'è bisogno di sentimento. La Repubblica Dominicana tiene una dieta. La Repubblica Dominicana ha una dieta molto varia e strutturata e può vantare la confluenza di diverse tradizioni gastronomiche, da quelle spagnole a quelle africane e di molte altre comunità europee che sono immigrate nel nostro paese. Tutte assieme hanno fatto della cucina, del cibo domenicano, uno dei migliori del mondo. Tutto insieme hanno fatto della comida dominicana, del cibo dominicano, una delle migliori del mondo. La nazionale di basket femminile sbarca a La Spezia, obbligata a vincere questa sera contro lo Svezia per qualificarsi al campionato europeo in programma in Serbia e Lettonia all'inizio dell'estate prossima. Pallamariotti gremito intorno a una squadra azzurra che a La Spezia ha peraltro calamitato l'attenzione cittadina. E passiamo alla pallavolo, terza vittoria per 3-0 nelle prime tre giornate del campionato di Serie C Ligure maschile. Per il volley Laghezza, che stavolta batte al Pallamariotti l'Acli Santa Sabina di Genova. Spezzini primi in classifica, seppur non da soli, ne parliamo nel servizio di Andrea Catalani con lo schiacciatore opposto Riccardo Baldassini. Dunque Riccardo, terzo 3-0 consecutivo, se non vado errando, anche se l'avversario non era dei più trascendentali, ma tutti i sintomi, i segnali sembrano di parlare di un volley Laghezza forte, molto forte, o non è così? Ma sì, quest'anno abbiamo un'ottima squadra dove in qualsiasi momento ci aiutiamo l'uno con l'altro. Sì, la partita è stata abbastanza semplice, diciamo, un buon 3-0, dopo i primi due set abbastanza in facilità portati a casa, l'ultimo set ci siamo un po' addormentati e abbiamo fatto un po' galvanizzare l'avversario e riuscire a portarci i vantaggi, ecco.
Senti, arriva il secondo impegno davanti al pubblico amico, interno per voi, adesso contro un avversario che poi non è nemmeno dei più forti, anche se nemmeno dei più deboli, per cui considerando che l'altra capolista, che l'Adamo Lavagna, avrà un'impegnativa trasferta a Santo Stefano contro la Zephyr, voi ve la vedete col finale ligure, chissà che non stia prospettandosi un primo posto stavolta in solitudine, o rischiamo di parlare troppo presto? Ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita e cercare di portare a casa tre punti molto importanti per il campionato e, come dici tu giustamente, per diventare primi in classifica con distacco. Là è già uno scontro al vertice, qualcuno perderà punti sicuramente, ma speriamo bene, perché dobbiamo pensare sulla nostra partita e basta. Corri Lunigiana, oltre 150 gli atleti presenti che hanno sfidato il vento e il freddo di Fivizzano nella prima giornata invernale per l'ultima tappa del 2018. Primo su tutti Raffaele Poletti, che ha tagliato il traguardo dopo 43 minuti e 44 secondi di gara. Prime tra le donne a pari merito la coppia Margherita Cibei e Rachele Fabbro, che battono anche il freddo nella gelida corsa delle castagne. E siamo giunti al termine del nostro telegiornale e alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Il permanere di un flusso umido mantiene condizioni di cielo tra nuvoloso e coperto sulla Liguria, con possibili locali precipitazioni sparse, possibili temporanee schiarite. Sulla costa al mattino nuvolosità variabile, al pomeriggio coperto, umidità su valori medio-alti, mare molto mosso in mattinata, in calo a mosso al pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra una minima di 10 gradi e una massima di 16 gradi. E per questa sera il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.